Quando vengo a questi appuntamenti sono sempre felice perché mi danno una carica, la voglia di fare, di realizzare ciò che ancora non abbiamo fatto compiutamente. Io esco rafforzato nello spirito e nelle idee. Reggio Emilia è una città, credo, abbastanza accogliente, vogliamo farlo sempre di più rispettando le regole. E soprattutto le regole sono uguali per tutti, per gli stranieri e per gli italiani. Su questo vogliamo farne un motivo di vanto, di anche orgoglio. Sappiamo che nel nostro paese le cose poi non vanno così bene ultimamente. C'è una grossa crisi economica, e c'è anche un po' qualche volta di discriminazione qualche volta verso coloro che magari vengono qui per lavorare da paesi molto distanti, e noi di questo non siamo contenti. Vogliamo, e diciamo in modo molto chiaro, che dalla crisi economica bisogna uscire tutti insieme. E si può e si dovrà cambiare, ma credo che questo non debba penalizzare coloro che magari sono qui da poco o sono più poveri di altri. È importante questo confronto che facciamo oggi, ma sarebbe anche e sarà anche impegno dell'amministrazione portare i rappresentanti vostri ai tavoli dove si discute del futuro della città. L'impegno è quello di seguire tutte le iniziative, di far sì che sempre di più ci sia una partecipazione dei cittadini di origine straniera alla vita della città. E viva la libertà di tutti, del popolo. Grazie. Adesso dobbiamo cominciare con la sfilata di moda. Alleluia, papa, alleluia, mia, alleluia, 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 al